Le date sono già state stabilite, il 26 e il 27 settembre, come già avvenne l'anno scorso, ma con alcune significative novità anche quest'anno Pistoia ospiterà il Festival dei Luoghi Medievali. 16 comuni di varie regioni italiane si ritroveranno a Pistoia per una grande manifestazione nel centro storico, un vero e proprio tuffo nel Medioevo con tanto di squilli di chiarine e rullii di tamburi. Le immagini che vediamo si riferiscono all'edizione 2019 e, questa la novità del 2020, anche accampamenti militari allestiti in Piazza Duomo. In città si incontreranno sindaci e delegazioni di realtà storico-rievocative di varie regioni italiane. In programma incontri, workshop e corteggi storici. L'obiettivo è fare squadra per una promozione congiunta dei comuni italiani a forte identità medievale, quali destinazioni eccellenti di turismo storico-rievocativo. Sì, già da 2 anni ci prepariamo, sono 16 comuni italiani e diciamo le più belle feste medievali che sono in Italia che si uniscono per portare qui a Pistoia per la prima volta il Medioevo. E noi il 26 e 27 settembre, con sabato la prima riunione generale di tutti i comuni e poi domenica contiamo di fare sulla Piazza Duomo tanti campi militari, tante sfilate di tutti i gruppi storici dei comuni che appartengono, diciamo così, all'entourage del Medieval Italy, a questa nostra unione di questi comuni, e speriamo che ce la facciamo, perché è una scommessa e con Alessandro e Isabella ci lavoriamo da 2 anni. L'anno scorso le regioni italiane coinvolte furono 9. Alla 2 giorni pistoiese parteciparono le amministrazioni di Trento, Incisa, Scapaccino, Ariano Irpino, Gradara, Fermo, Monteriggioni, Pescia, Serravalle Pistoiese, Prato, San Gimignano, Viterbo, Montefiascone, Sutri, Civita di Bagnoregio, Ascoli Piceno, Gubbio, Cairo Montenotte e Marsala.